E allora inizia in questo istante la sfida tra Fiorentina e Apollo Limassol Tevez. Ancora Fiorentina Gomez, il sinistro! 1-0! Dopo praticamente neanche un minuto di gioco, Viola in vantaggio con Mario Gomez. Il numero 11, Mario Gomez. Fiorentina 1, Apollo Limassol. Di lui al raddoppio anche Vasileiu. Poi tutto in velocità, dentro per Gomez, scivola Iacovenko, Pasqual! 2-0 Fiorentina al settimo minuto di gioco. Ha segnato il capitano Pasqual, Fiorentina 2. Fischiata la punizione, un po' in ritardo da parte del direttore, poteva lasciar correre Alonso. Prova l'affondo, poi il cross dentro di testa Giuseppe Rossi, Matos, il destro al volo, 3-0, bravissimo Matos Rieder in Giuseppe Rossi, porta palla. Lo scarico per Joaquin di prima dentro per Matos, 4-0. Bellissima idea di Joaquin e Matos. Da fare. Sempre 4-0 il punteggio, spinge ora con Haber, la formazione ospite in casa, alza sopra la traversa. E allora Joaquin sotto la barriera, ma la palla non passa, anzi rimane lì e poi Facundo Roncaglia. È buono? È buono. E quindi gol di Facundo Roncaglia che sfrutta praticamente la palla uscita da questa mischia che si è scatenata dopo il calcio piazzato. Chiama palla Rossi, forse è un fuorigioco, no, si prosegue, palla sul sinistro a girare, mamma mia, cosa ha fatto? Bellissimo gol di Giuseppe Rossi che ha beffato tutti, soddisfattissima la sua espressione, pallone a girare direttamente all'incrocio dei pali, coperto Esteves da Merkis, non poteva assolutamente vedere questo pallone. Serie di dribbling di Joaquin, poi per Matos ridere nuovamente al talento spagnolo dal giovane brasiliano. Buono dentro intanto il pallone per Pepito Rossi, comodissimo il suo esterno, con facilità. Andiamo ad aggiornare allora nuovamente il risultato, perché Ancora questo è lui, il gol numero 7 che porta la firma Giuseppe di Rossi, Giuseppe Fiorentina Pepito Rossi. 7, Apollo Limassol. Il bilancio è molto positivo, al di là delle prestazioni come quest'oggi del risultato, quindi il gruppo è molto coeso, lavorano con molta partecipazione, quindi questo in questo momento della stagione è la cosa più importante. Abbiamo visto tanto lavoro comunque anche con il pallone come sempre nel corso del ritiro e questo comunque ha favorito anche probabilmente l'inserimento dei nuovi che sono arrivati in questo inizio, tra cui naturalmente Gomez, anche oggi ci è voluto pochissimo per fargli fare gol. Vabbè, non credo che sia dovuto al fatto che lavoriamo molto con la palla, questo insomma, relativo a Gomez, relativo a Joaquin, che sono giocatori di esperienza oltre che di talento, quindi il nostro metodo di lavoro è questo e anche i nuovi si stanno inserendo piano piano e possono ancora fare di più, come Alonso che ha fatto di vedere ottime qualità, Bakic che è un giocatore che conoscevo poco, ha delle prospettive importanti, insomma, quindi il bilancio è molto positivo. L'ultima battuta è sul primo punto, cioè quello del preliminare di Europa League del 22. L'Apollo Limassol potrebbe essere addirittura un'avversaria, ci hanno detto dalla parte opposta per quanto riguarda l'Urna, se non andiamo errati, e questo è un primo test che dà già un po' di fiducia, forse anche in questo senso, o no, è troppo presto per parlarne. No, credo che sia molto presto, credo che il nostro obiettivo appunto sia quello primario, sia quello di superare il turno al di là dell'avversario. Quindi noi ci dobbiamo preparare come se fosse uno spareggio, perché lo è, è come se ci possa incontrare anche una squadra magari più blasonata, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi.